tutti ben sintonizzati su OK Italia Parliamo, ne sempre in collaborazione con Asso Camere Estero, Your Italian Hub e Aitaly. Oggi nuova puntata per mettere a confronto Italia e Stati Uniti. Nostro ospite di OK Italia Parliamone per parlare di arte, di cultura e di musica negli Stati Uniti d'America, Stefano Miceli, che è uno dei più importanti pianisti e direttori d'orchestra italiani sulla scena del concertismo mondiale. Ricordiamo tra l'altro che è anche direttore musicale della Delphi Symphony Orchestra di New York. Benvenuto Stefano Miceli. Buongiorno e grazie anche per l'invito. Sempre con me, ormai una presenza costante e gradita, Letizia Airos, editor in chief di Aitaly Network. Benvenuta Letizia. Salve da una New York piena di neve. Sì, abbiamo visto che avete avuto una nevicata forse che mancava da tanti anni nella Grande Mela. E partiamo proprio però iniziando a chiedere a Stefano qualche notizia importante di questi tempi. Stefano, tu in veste di direttore d'orchestra e pianista sei stato ospite dei più importanti festival e teatri nel mondo. Se chiunque va anche a googlare un pochino il tuo nome scopre veramente le tante belle cose che hai fatto in giro per il mondo. Questo è un momento assolutamente critico però, purtroppo, perché in giro per il mondo non si può andare, i musicisti stanno veramente soffrendo un po' come tutti gli artisti a causa della pandemia Covid-19. Ecco, chiedo proprio a te direttamente un'esperienza in prima persona. Quanto la pandemia Covid-19 ha veramente messo in ginocchio un'intera categoria? Ma in realtà è veramente un periodo molto molto critico, più di quanto si pensi nel mondo della cultura musicale, ma credo dell'arte in genere, e un po' in tutto il mondo a vari livelli. La cosa purtroppo abbastanza catastrofica è che ha colpito tutti i musicisti ad ogni livello di carriera, perché purtroppo con questi lockdown, giustificati, non giustificati, però certamente non ci impone a certi livelli di viaggiare, di incontrare i nostri audience e soprattutto di andare da un paese all'altro e continuare quello che per noi è stato uno stile di vita. Quindi certamente ci sentiamo in forte crisi, ma non soltanto per quello che sono le nostre carriere smaccate, mi auguro temporaneamente, ma anche per il nostro stile di vita, che ha dei parametri totalmente diversi, dove alla fine noi siamo ognuno nella propria città. Io vivo a New York, però in realtà sono delle città che frequentiamo per quello che un po' ci è consentito e un po' ci consentiamo. Allora dover costruire anche degli equilibri con il mondo in cui viviamo, che non è quello dettato dal nostro lavoro, è un po' come ricominciare da capo come persone prima di tutto. Credo che questo sia uno degli aspetti più gravi per quello che riguarda anche un po' una riflessione su quello che ci sta succedendo in prima persona come artista. Diciamo la verità, non è solo uno stile di vita, ma è anche una necessità. Dopo la crisi discografica, diciamo, il mondo musicale si è concentrato molto di più sulla presenza, sui concerti. È anche un modo di vivere, diciamo, voglio dire, vi dà la forza di andare avanti, no? Perché... Ma... Sì, intanto il mondo discografico diciamo che ha anche una sua storia e si è anche sviluppato nel tempo, si è evoluto per certi punti di vista perché si era già digitalizzato prima che l'intero settore musicale si digitalizzasse o stia tentando di digitalizzarsi. E quindi è vero, il concertismo oltre a essere uno stile di vita è anche un lavoro vero e proprio, un lavoro anche molto stressante quando è a pieno regime, e il mondo digitale, la discografia in genere l'abbiamo sempre, soprattutto quelli della mia generazione, abbiamo sempre visto come una componente importante che non può mancare, ma che fa parte quasi più del marketing della figura di un musicista che è di un reale modo di affrontare la propria carriera. Oggi invece, durante il Covid, dobbiamo pensarla diversamente, cioè dobbiamo fare di necessità virtù il digitale, che sia veramente una risorsa estremamente positiva. Però volevo anche riflettere insieme a voi sul fatto che questo è il punto di vista anche critico di doversi riconfigurare davanti a un audience, ma anche gli audience sparsi per il mondo non hanno la stessa prontezza di percepire la stessa qualità di prodotto musicale. Quando dico qualità non significa la performance per un audience,
significa tutto quello che c'è attorno al pubblico davanti ad un artista, quindi anche le qualità emotive che si vanno a creare in una spazialità come un palcoscenico, e non è certamente quello che può esistere in un mondo digitale. Stefano, un mondo digitale che avete visto anche un po', cioè fino a un po' di tempo fa, anche come un nemico, no, del vostro lavoro, del fatto di, diciamo, che veniva fluito dalle masse e quindi in qualche modo anche in maniera piuttosto economica. No? Invece in qualche modo adesso vi sta venendo d'aiuto. Diciamo, sì, bisogna un po' ammetterlo, ma come in tutte le epoche musicali noi ne stiamo attraversando una. Io dico sempre anche ai miei studenti qui in università che Mozart è morto durante una peste, quindi voglio dire, c'è una certa ciclicità e quindi ci sono, ovviamente noi abbiamo la tecnologia. Non siamo mai stati in toto così tradizionalisti nel mondo della musica classica, però certamente bisogna anche dire che siamo mai stati formati come generazione anche a costruire il nostro prodotto culturale, anche emotivamente attraverso la digitalizzazione, per cui non ci abbiamo mai pensato troppo. Dicevo prima che il prodotto discografico, per esempio, è più una linea di marketing che è una linea di sopravvivenza artistica, ma basta vederlo anche solo dalle copertine dei nuovi CD di oggi, e che quasi non fanno capire che si tratti di un concerto, mentre se prendiamo un vinile di Toscanini è chiarissimo che si tratta di una sinfonia di Beethoven. Quindi già da quello dobbiamo anche lavorare su una conversione di un'idea del digitale che già avevamo e che purtroppo adesso dobbiamo accontentare anche in base pure alle nostre capacità. Ecco, Stefano, parlavi prima dell'importanza del palcoscenico per un artista. In questi giorni in Italia c'è un, diciamo ai nostri ascoltatori che tu comunque hai anche dei ruoli molto importanti anche a Milano, quindi insomma tu ti dividi ancora fra Stati Uniti e l'Italia, dove anche qui segui delle importanti realtà. In Italia si parla molto in questi giorni dell'evento musicale dell'anno, non parliamo di musica classica ma parliamo di musica popolare, quindi parliamo dell'evento di Sanremo. C'è stata una grande diatriba circa pubblico sì o pubblico no all'interno del Festival di Sanremo. Alla fine è prevalsa la linea, ovviamente si realizzerà il festival ma senza presenza di pubblico, che poi sarebbe stato un pubblico fatto di figuranti che sarebbero dovuti essere collocati in una sorta di quarantena dorata a bordo di una nave da crociera per poter partecipare in maniera tranquilla. Ti chiedo quanto realmente il fattore pubblico incide nella vita di un artista, ma chiedo a te, tu alle tue spalle hai uno splendido pianoforte, quando tu ti metti a suonare un pianoforte, che differenza c'è tra l'essere solo tu in una sala, in un anfiteatro, in un teatro, piuttosto che avere di fronte a te, sapere che ci sono tante persone che ascoltano e vivono la tua musica in quel momento direttamente dal vivo? Dunque, la carriera è fatta proprio di pubblico e di repertorio, cioè l'abilità, secondo me, questo rimane un'opinione personale ma che mi ha sempre nutrito in 30 anni di carriera fino a oggi, anzi 29 perché questo è in stand by, però la carriera in realtà credo che si basa e si deve basare sull'incontro con il pubblico come il terzo elemento sul palcoscenico. Che cosa significa? Tornando poi anche alla questione di Sanremo e anche diciamo di tutta questa situazione Covid, significa almeno per me che ragionare musicalmente da solo nel mio studio è certamente un confronto con me stesso, è un po' un analizzarmi, probabilmente anche sentire delle emozioni, però prima di tutto è un lavoro e in ogni lavoro c'è una mission, c'è un prodotto finale e un destinatario. Allora, paradossalmente tutti credono che il destinatario sia l'audience, in realtà l'audience partecipa a che il destinatario sia l'autore a cui noi cerchiamo di avvicinarci. Per cui che cosa succede? Che senza pubblico ci sentiamo un po' svuotati anche di ricerca. Per me essere, non so, in un teatro australiano con un pubblico magari anche British style, diciamo, veramente australiano,
è ben diverso che essere a Pechino, essere a New York. I vari pubblici intervengono molto, soprattutto come gruppo aggregato, anche pur non conoscendolo, però ecco, quando si parla per noi di stage, si parla di queste tre componenti: l'artista, il pubblico, che insieme costruiscono un filo diretto di attenzione, che può essere un'attenzione intellettuale rispetto a quello che si sta costruendo sul palco, può essere un'attenzione un po' glamour come altri pubblici sono. Per esempio New York è una delle città più stravaganti, perché c'è anche un pubblico molto glamour, molto andiamo a partecipare all'evento piuttosto che andiamo a partecipare a una buona resa di una sinfonia di Tchaikovsky. Quindi io credo fortemente che senza il pubblico non sia così possibile costruire per arrivare all'autore, diciamo fin dove ovviamente si riesca ad arrivare. A riguardo però vorrei aggiungere un'altra cosa, che il pubblico oggi, in questo periodo, che ci debba essere o non essere, come è successa appunto la polemica di Sanremo, in ogni caso va istruito per un futuro, anche per una situazione Covid, nel senso che quando si parla di digitale ci sono diverse responsabilità che devono essere trasferite sul digitale, che non è soltanto l'artista, è il teatro che si deve organizzare, è il pubblico che deve avere gli strumenti per sentire anche delle emozioni in uno schermo, e l'artista che deve riuscire a connettersi con queste altre due entità. Quindi non trasferirei troppo, chiamiamole, le responsabilità o le mansioni alle abilità di un artista con o senza pubblico, ma invece crescere un po' tutti insieme. Ecco, io non vedo dei pubblici molto preparati, in genere ovviamente. Senti, ovviamente soffrono anche i teatri, non solo gli artisti, no? Sono praticamente collassati tutti, in Italia come nel mondo. Però veniamo all'Italia, perché mi interessa fare un confronto fra l'Italia che conosce molto bene e gli Stati Uniti che conosce altrettanto. Negli Stati Uniti i teatri sono per lo più pubbliche, mentre qui sono soprattutto privati, con dei vantaggi, degli svantaggi, che in qualche modo erano già all'esame, erano già studiati, stavano, diciamo, all'attenzione di tutti quanti anche prima del Covid. Come vedi a questo punto il post-Covid e chi ne è avvantaggiato? Quale sistema secondo me funzionerà meglio? Beh, da questo punto di vista c'è un po' un abisso tra l'Italia e l'America, perché appunto, come dicevi Letizia, i teatri qui sono delle fondazioni private che non contano assolutamente sulla presenza sensibile del pubblico, che sia stato, comune o federale, eccetera. Totalmente l'opposto succede in Italia. Attenzione, è anche vero che questa è una derivazione storica, nel senso che qui la costruzione dei teatri è stato anche un modello di impresa per fare business, mentre in Italia abbiamo ereditato questi teatri, non a caso sono teatri reali, eccetera. Però ecco, il fatto di essere, e qui vedo un po' la nota negativa in Italia, di essere all'interno di una macchina statale, o in ogni caso pubblica, se voi pensate che il presidente di un ente lirico è il sindaco in carica del comune di quel teatro, questo è un po', da un lato, una tutela per i lavoratori che sono dentro, nel senso che, ecco, a differenza di New York, dal giorno in cui c'è stato il lockdown non c'è stato artista dipendente di un teatro che abbia potuto ricevere stipendio e lavorare. Cosa che invece è successa, non è successa in Italia, dove, essendo dei dipendenti pubblici, in qualche modo ci sono dovuti arrangiare un po' i teatri con i dovuti limiti, a investire un po' sul personale anche per giustificare una contrattualità pubblica con questi musicisti. Quindi diciamo che ci sono dei pro e contro. Però io, francamente, tanto vivo a New York, e ne sono molto contento, per quanto ogni giorno mi manca l'Italia, e poi
Come sapete, ho anche dei fili diretti e costanti di palcoscenico con l'Italia. Però diciamo che la flessibilità di pensiero imprenditoriale che è un teatro americano o comunque diciamo nello stile anglosassone come gestione può rappresentare è certamente molto più ricca di opportunità anche di aprirsi per esempio come fondazione teatrale verso ciò che non è performance, perché non dimentichiamo che i teatri pubblici alla fine hanno un prodotto culturale che è sempre sul palcoscenico. Ecco, forse invece in America succede anche che oltre a quello ci siano degli interventi privati che motivano il teatro stesso ad uscire dal concetto di performance e andare un po' più dentro le aziende e dentro tanti altri ambiti, diciamo, che non sono in frac. Ecco, per il tempo. Quindi un po' smuovere l'Italia in questo senso, secondo te? Ma Letizia, stiamo andando. Io ho una cosa che voglio chiedere a Stefano, è proprio quella. Noi siamo in un momento particolare, tu anche da New York stai, così come Letizia, seguendo con grande anche apprensione le vicende politiche del nostro paese. Sapete tutti che c'è un nuovo presidente del Consiglio incaricato, che è Draghi, a cui ecco, dovrebbe essere affidata la gestione del recovery plan, di queste tante risorse che dovrebbero servire anche per quello. Proprio di ieri una dichiarazione di una dei, diciamo, delle personalità più in vista a livello italiano e a livello mondiale, sicuramente a livello italiano forse la maggior voce in capitolo che abbiamo nel campo della musica, quella del maestro Riccardo Muti, che ha dichiarato: sono tempi bui, leggiamo da un'agenzia di stampa, e dice: è ora di riaprire i teatri, spero che Draghi pensi anche alla cultura. Stefano, Letizia, secondo voi questo recovery plan, queste tante risorse che come paese Italia non abbiamo mai visto tutte insieme, una parte, e dico anche una parte molto importante di queste risorse, secondo voi dovrebbero essere destinate proprio al rilancio della cultura? Perché lo stesso Muti, in un altro suo passaggio, ha detto una cosa molto importante, che il rischio reale non è soltanto quello che in questo momento possa soffrire della pandemia tutto il mondo dei lavoratori dello spettacolo a 360 gradi impegnati in questo, quindi parliamo degli artisti ma anche delle maestranze che fanno sì che un concerto, che uno spettacolo, che un'opera teatrale possa essere realizzata, ma dice il problema più grande, e questa è una cosa che io condivido, è quello che ci si possa abituare a non godere della bellezza dell'arte, della cultura e della musica, che quindi non potendo, ecco, abituandoci a non beneficiarne dal vivo, possa praticamente essere abbandonata e non avere più quel ruolo fondamentale e importante che ci deve essere. Stefano, Letizia, possiamo ripartire da Mozart per un futuro? In questo momento sì, si può ripartire da Mozart, però nel modo giusto. In Italia a questo momento si parla di prestito buono e di prestito cattivo, no? Tu lo sai, diciamo, ah, sì. Questo ragionamento. Il problema è il modo in cui questi soldi vengono investiti. Allora io approfitto di nuovo della presenza del professor Miceli per chiedere a lui che cosa dovrebbe cambiare allora a questo punto in Italia? Da un lato nel rapporto con le università, lui insegna anche all'università, dall'altro nel rapporto con le aziende, perché secondo me mettendo insieme questi elementi, cioè il mondo musicale del teatro, l'università e le aziende, allora si può fare un ragionamento serio e Mozart, diciamo, riuscirà a continuare ancora a camminare nel modo giusto. Però questo, diciamo, dipende dal modo in cui vengono fatti questi investimenti. Che dici? Guarda, Letizia e Massimo, avete colto esattamente, secondo me, l'essenza di quello che deve essere una strategia post-Covid, che però va pianificata come le stagioni concertistiche e operistiche vanno pianificate sempre 1 o 2 anni in anticipo. Quello che Muti in realtà dice è che, tra l'altro Muti lo dice da Chicago, perché lui è direttore musicale della Chicago Symphony, capisco perfettamente che c'è dentro una intensità di pensiero molto emotivo rispetto a quello che è l'essere come esseri umani assetati dell'arte continuamente, ed è quasi un delitto non poter usufruire di un bene primario che è l'arte. Quindi, e soprattutto, attenzione, quando Muti parla di arte, parla delle sartorie che sono all'interno dei laboratori teatrali, del ticketing, di tutto il personale
chiamiamo così, non da stage, ma da backstage di una produzione, che in alcuni teatri sono anche migliaia. Però a fianco a questa necessità, che in realtà fa parte un po' dell'antropologia umana, perché da quando esiste l'uomo esiste la musica sostanzialmente, Letizia diceva qualcosa di molto fondamentale, che secondo me non deve mancare e che deve essere legato a questi finanziamenti, appunto buoni, cattivi. Certamente io non sono la persona competente per poter dire che Draghi sia uno dei maghi della gestione insomma di questi fondi o meno. Certamente ha tanta credibilità, soprattutto quando si parla di finanza. Quindi vorrei andare un po' alla cieca e fidarmi di queste cose. Però devo anche dire che molto spesso, e questo l'ho avvertito molto spesso in Italia, questi ultimi 20 anni soprattutto, è più difficile destinare i fondi che averli. Cioè, nel senso che l'Italia ha avuto in questo momento un'approvazione di bilanci di finanziamenti per la cultura che probabilmente saranno anche molto più al di sopra di quello che è sempre successo, quindi delle grosse finanze. Ma attenzione, nasce sempre il problema dove c'è l'imbuto, il restringimento, cioè come utilizzare questi fondi. Fino ad oggi i fondi sono sempre stati erogati per i teatri per esprimere concetti artistici, che significa sostanzialmente opere, balletti, concerti, teatro, prosa, eccetera, eccetera. Ma in Italia è stato un po' difficile pensare come macchina aziendale, forse perché anche pubblica o pubblico-privata, che non abbiano mai pensato di magari collegarsi in quanto brand culturale. Quindi che un teatro possa dialogare con un'azienda alla pari e non chiedere semplicemente dei finanziamenti. A Milano la Scala, fra i vari sponsor, annovera un ottimo istituto bancario, sicuramente per sensibilità culturale, come una bellissima marca di orologi, eccetera, eccetera. Però è anche vero che il teatro ad un certo punto dovrebbe anche un po' preoccuparsi, non soltanto su quegli investimenti economici e di sensibilità, ma anche probabilmente portare fuori dal teatro un'idea un pochettino più di formazione di quello che è quell'azienda, quasi da essere un'azienda derivata di quello che può essere una sponsorizzazione. E io punterei moltissimo sull'accademico. Voglio provocare un po' una risposta e una reazione forte collegata a quello che dicevi prima, e io parlo ancora di muti. Sapete che Lisner, che è il sovrintendente del San Carlo di Napoli, ha annullato, a causa della crisi ovviamente economica legata alla pandemia Covid-19, 3 importanti appuntamenti che doveva tenere il maestro Muti nella sua amata Napoli, nel suo amato San Carlo. Bene, quindi a quel punto l'attenzione che stavamo auspicando da parte delle istituzioni verso l'arte, verso la cultura, sembra mancare. Qualche tentativo di mettere insieme impresa, mondo imprenditoriale privato e arte, e parlo di arte nel suo insieme, è stata fatta nel passato in Italia, però in tanti poi hanno gridato allo scandalo. Penso, non so se vi ricordate un po' di anni fa, anche a quando si doveva pensare al recupero di parti del Colosseo Alto, dove ci fu il primo, che fu Diego della Valle, proprio che iniziò ad investire. Insomma, quanto potrebbe realmente essere utile anche l'immissione di capitale privato proprio per far funzionare queste strutture, come giustamente dicevi, come se fossero delle aziende, perché sennò diventano dei carrozzoni che rischiano di tagliare la cosa più facile, perché diventa molto più semplice eliminare, annullare un momento, 3 concerti, uno spettacolo teatrale, piuttosto che invece capire che quello dà lavoro a tantissime maestranze. C'è un indotto molto forte, oltre ovviamente ai ritorni immediati per chi in quello spettacolo è direttamente impiegato. Ma è un po' un problema di assenza di progetto e di visione per il futuro. Anche tu, quando chiedi un prestito, poi questo prestito lo devi restituire, devi essere avvantaggiato da questo prestito, no? Faccio questo esempio, se ne parla molto in Italia. E questo probabilmente anche nelle strutture che si occupano di teatro, di musica, di arte in genere. No? Che ne dici?
Guardate, io nel 2011 ho debuttato al Berliner Philharmonia a Berlino, dove il concerto ovviamente era sul palcoscenico con uno splendido pubblico internazionale, ma nello stesso tempo la Berliner Philharmonie aveva una serie di abbonati, parlo di 10 anni fa, del Digital Concert Hall, ossia dello stesso concerto trasmesso in maniera digitale, che diventa una videoteca musicale in diretta streaming. Devo confessarvi che nel 2011 mi sembrava un po' qualcosa di forse superfluo o comunque sperimentale. Come vedete, che cosa è successo in questi anni? È successo che Berlino ha costruito un suo audience, e se si fanno anche degli analisi, che io chiamo anche analisi di marketing rispetto al destinatario, vediamo in questo momento l'audience per un momento, entrate in un teatro italiano e vedete che l'età media è piuttosto avanzata, diciamo, rispetto ad una partecipazione molto meno sensibile dei giovani, questo significa che forse il Covid è un'opportunità, e quindi anche questi finanziamenti dovrebbero essere ben destinati a costruire un pubblico giovane, e il pubblico giovane è molto più veloce, più avanti, anche emotivamente, non ha un background come quello di un abbonato da 40 anni in un teatro italiano o newyorkese. E allora forse se si puntasse ad una buona spesa rispetto al costruire un percorso di accessibilità di quello che può essere una performance digitale anche con spirito emotivo, con spirito intellettuale, con spirito di aggregazione che non è spaziale, voglio dire, da essere seduti uno vicino all'altro, allora io sono convinto che bisogna partire dal costruire un pubblico. Ovviamente questo impegna l'artista, impegna il teatro, dobbiamo imparare anche noi tantissime cose nuove. Però io questa cosa inconsapevolmente l'ho incontrata a Berlino 10 anni fa, ma devo dire che oggi invece soltanto gli affezionati si collegano in internet per delle performance in digitale. Quindi più che far sopravvivere il palcoscenico, direi questi finanziamenti utilizziamoli per costruire e rinnovare il nostro audience. Con ciò non significa che convertiremo le nostre carriere, ma facciamo convivere due esperienze che siano alla pari a livello motivo, a livello di glamour anche a casa, ecco. E vorrei anche aggiungere che in questo modo noi sicuramente, diciamo, portiamo avanti quello che è il brand italiano, no? Perché insomma la musica ci racconta e rappresenta in tutto il mondo, invece sono ancora troppi gli eventi e le iniziative che sono rimaste chiuse, poco raccontate e poco diffuse. Ecco, lei purtroppo, Letizia, siamo, anche se, ecco, sentire parlare Stefano veramente ci strega, sarebbe bellissimo sentirlo parlare per ore e ore. Io vorrei, visto che siamo veramente in chiusura, perché abbiamo un scarso minuto ancora e poi dovremo chiudere il nostro collegamento, io vedo Stefano con alle spalle un pianoforte, so che è una cosa che non si fa, però sarebbe bellissimo due note di Stefano in chiusura, veramente sarebbe un regalo bellissimo per tutti i nostri ascoltatori. Stefano, possiamo permetterci di osare nel chiedertelo? Allora, non era previsto, lo sappiamo noi tre, ma che si sappia che non era previsto, perché io sono in classe qui, perché praticamente tra 2 ore dopo pranzo ho lezione. Però sì, volentieri, con un appunto che in un minuto diciamo che non si può suonare nulla, perché non c'è stato un compositore che l'abbia fatto. Meno di un minuto, è veramente meno di un minuto, 30 secondi. Ci devi regalare un sogno. Tra l'altro la sedia giusta. Regalaci un sogno veloce. 30 secondi. Non si abbassa più di tanto, pensate. Dopo tutti i nostri discorsi. Vabbè, non... allora l'inizio di qualcosa. Però. Eccetera.
eccetera, perché questa dura un 13-14 minuti. Guarda, hai fatto a me e a Letizia un grandissimo regalo, ma sicuramente un grande regalo a tutti i nostri ascoltatori. Stefano, ecco, speriamo di poter veramente tornare a collegarci con te per continuare a sapere quali sviluppi ci saranno per l'intero comparto del mondo musicale che tu degnamente rappresenti, tanto negli Stati Uniti quanto in Italia. E veramente ti ringrazio per essere stato ospite nostro di OK Italia Parliamone, per questo approfondimento, questa chiacchierata che veramente ci ha aperto a una visione del mondo della musica, dell'importanza della musica, dell'importanza del mondo dello spettacolo per una società sempre più sana e vivibile. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. E lasciatemi aggiungere proprio per l'ultimo secondo che in realtà è bello che ne parliamo tutti un po' ad ampio raggio. Voi giornalisti, noi musicisti, è importante anche che il costruire audience significa anche un po' ragionare tutti insieme, non per comparti. Quindi grazie doppiamente per questo. Grazie ancora. Letizia, grazie mille anche a te come sempre per essere puntuale nelle tue domande, nelle tue osservazioni, anche per far sì che abbiamo sempre ospiti della levatura, del calibro di Stefano e Miceli presenti qui per le nostre puntate, per i nostri approfondimenti di confronto. Come questo mettere a confronto due realtà tra Stati Uniti e Italia sia molto importante, quindi andiamo avanti così, perché in diversi settori abbiamo affrontato in maniera secondo me molto diversa alcuni temi fondamentali in questo momento particolare. Bene. Saluto a tutti. Grazie ancora a tutti, a prestissimo. Buona giornata.